Ecco, parliamo di tecnica di lancio italiana e attrezzature. Nel caso di voi, che si fosse avvicinato a questa tecnica veramente unica, che non permette di trascurare alcun dettaglio. Fondamentale il lancio con le caratteristiche uniche che ribaltano la conoscenza del lancio di tutte le altre scuole. Non per questo sono meno efficaci. Parliamo delle attrezzature più idonee, interessanti per la loro qualità e tecnologia, direi spaziale, come la ELF 77 Star, unica o quasi nel suo genere, i mulinelli più idonei, le code più adatte, eccetera. Ecco, poi le domande che farò a Massimo sono queste qua, che comunque poi lui nel corso della serata ci risponderà. Come posso imparare questa tecnica? Esistono dei corsi dove posso cominciare in Italia? Parlaci un poco della tecnica di lancio italiana. Da chi hai appreso questa tecnica? Tu cosa pensi della PAM oggi? Queste sono le domande che farò. Quali attrezzature consigli? La canna di quanti metri, di quanti piedi parliamo di canna? Di quali azioni consigli e quali usi tu? Qual è il mulinello Marcello, più una domanda adatto? sola. Una Sì. domanda sola. Quando parli di lancio italiano, cosa intendi? Quello che si fa qui in Toscana? Parliamo di lancio Scusate, italiano. ragazzi, scusate, mi sentite? Sì. Ecco, allora ho detto io a Marcello di chiamarlo tecnica di lancio italiana. Tutti sappiamo che è la TLT, ma per rispetto Perfetto. del parere di Roberto e per rispetto dell'Academy, io il nome TLT non lo uso più. Perfetto, va bene. Ho detto di utilizzare il nome tecnica di lancio italiana. Poi Va sappiamo bene. tutti che arriviamo tutti dallo stesso posto. Perfetto, perfetto, va bene. Prego. Rilevo il microfono. Quale coda trovi sia più performante per questo tipo di lancio? Adesso passiamo all'altra slide che sarebbe. E poi parliamo di ELF 77 Star. Questa canna, chi l'ha progettata? È vera la storia che sono state usate per la sua realizzazione materiali per aeronautica? Come si chiama il suo progettista? Massimo, ricordo ed ho visto la tua prestazione in una fiera, mi pare a Vicenza, nel 2017. Se non ricordo male, dicesti che si poteva lanciare con due dita. Parlaci un po' di lei, perché la consigli. Grazie per la tua collaborazione. Massimo, ti lascio la parola. Grazie. Grazie, 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 grazie. Mi vedete tutti, ragazzi? Sì, Sì, loro non bene. possono. Perfetto. Io Io non riesco a ingrandire la Ciao mia immagine, devo Massimo. essere. Ciao Ecco fatto. Vittorino. Ciao. Io non riesco a vedere la mia immagine. Ecco, vi prego di spegnere i microfoni, grazie Massimo. Ragazzi, perché altrimenti non riusciamo a vedersi. Ok, io adesso spengo anche il mio, Massimo, noi ti vediamo, stai tranquillo. Sì, no, Fai no, come... sono tranquillo. Spegnete le Ok. telecamere, sono aperto. Allora, innanzitutto grazie a Marcello per questa serata, ha insistito tanto e ho accettato di farla volentieri. Anche perché pensavo di parlare della canna, non del lancio italiano. Voi sapete che è da tempo che non parlo più di lancio, della tecnica di lancio italiana, non perché non voglio parlare, ma perché non mi sembra giusto. Non mi sembra giusto, sui social oggigiorno diventa difficile parlare di lancio. Mi sono permesso qualche volta di fare qualche appunto, ma capisco che è molto difficile, cioè se ci si trova tra persone che hanno questa passione è un discorso, ma se dobbiamo parlare di lancio in modo specifico diventa molto molto compromettente, sia per chi ci ascolta, per chi ci legge e per chi deve rispondere. Quindi preferisco non parlarne più. Stasera accennerò qualcosa,
e poi se qualcuno di voi vorrà saperne qualcosa in più, ben volentieri, sono ben felice di dirvi quello che so, che poi non è che sappia un granché, sono uno come 500, 600, 800, 1000, 2000 istruttori che abbiamo in questo paese. Incominciamo. Tecnica di lancio italiana e attrezzatura. Vi ho detto perché le ho chiesto con Marcello che la chiamasse tecnica di lancio italiana, solo per il fatto che non voglio andare a metterci dentro il nome TLT, per rispetto del nostro maestro di Roberto e per rispetto dell'Academy, visto che sono solo loro i beneficiari di quel titolo. E che così vada, sono contento di chiamarla tecnica di lancio italiana per questa sera. Che sia fondamentale il lancio con le caratteristiche uniche che risultano a conoscenza del lancio di tutte le altre scuole. In Italia abbiamo tantissime scuole che insegnano questa tecnica, che hanno iniziato, dove ho iniziato io, dove sono stato in molte, tutte queste cose qui. Non è che io sia il più bravo, il più bello di tutti, sono uno che forse ha tanta passione di studiare ancora oggi il lancio, la fisica e la dinamica. Ho avuto la grande fortuna di essere messo vicino a persone che nel corso della mia vita di pescatore mi hanno aiutato tantissimo a migliorarmi e a capire quello che stavo facendo, a correggermi gli errori, a fare tutte le cose che io auguro che ogni istruttore capace e che voglia e ogni persona che voglia avvicinarsi a questa tecnica di lancio possa farlo con la stessa passione che l'ho fatto io. Il merito non è tutto mio, ma è anche delle persone che mi sono state vicino. Stasera vi parlerò un po' di questa benedetta canna che abbiamo fatto, vi racconterò un po' di storie di questa canna. Io, se siete d'accordo, Marcello, parlo anche con te, passerei alle domande. Sì. Va bene, Marcello? Quindi ti rimetto a te. Come posso imparare questa tecnica? Perfetto. Manda. Come potete imparare questa tecnica? È molto semplice, ragazzi. La tecnica si è sviluppata tantissimi anni fa. È stata un'idea, una valutazione di Roberto e è stata portata avanti con diverse scuole, con lui, copiata, ricopiata, rimessa a punto, se ne parla tutti i giorni sui social e tutte queste cose qui. Quindi dove potete impararla in Italia abbiamo tantissime scuole. Abbiamo tantissime scuole di tanti generi diversi, ma che bene o male arrivano tutte da quel benedetto pozzo che ne parlavo prima. L'unica cosa che vi consiglio è, capiamoci bene fin da principio, imparare questa tecnica non significa imparare a lanciare, imparare questa tecnica significa portare il lancio a un livello che ci possa permettere di frequentare qualsiasi tipo di acqua, qualsiasi tipo di fiume, lungo, corto, torrente, infrascato e non infrascato. Poi non è detto che sempre ci riusciamo, però questo è quello che vuole quella tecnica. Quindi, in Italia esistono dei corsi, certo che esistono dei corsi, lo sapete benissimo anche voi, ci sono quante scuole ci sono, ce ne sono tantissime. Basta solo frequentare uno di questi corsi e un po' per volta cercare di imparare. Ascoltate bene quando queste persone vi spiegano le cose e soprattutto quello che dico a tutte le persone che ho insegnato nella mia vita, che sono veramente tante, e a quelle che insegno ancora, non abbiate paura di fare domande a chi vi sta insegnando. Questo per i corsi di base, per le persone che vogliono iniziare ad avvicinarsi a questo tipo di lancio, che secondo me è uno dei lanci più spettacolari e fantastici che oggi esistano. Ho girato tutto il mondo a insegnare, ho girato tantissimi posti, ma vi garantisco che le cose come viaggiare in Italia ne ho viste ben poche. E mi fa piacere quando vado all'estero a pescare che ci sono i titolari delle riserve, i gestori e altre persone che quando mi vedono mi dicono: vedi quello là, un italiano, si vede da come lancia, le code più belle, più pulite, i loop più stretti sono sempre di noi italiani. Quindi complimenti a tutti, perché vuol dire che se tutte queste scuole esistono e stanno continuando ad andare avanti, qualcosa di buono l'hanno fatto.
L'unica cosa che vi dico a chi vuole approfondire il lancio, nel senso non si accontenta di andare a pescare, di lanciare, di fare 10-15 metri, ma vuole qualcosa in più, non fermatevi al primo corso, andate avanti e pretendete dai vostri istruttori una teoria corretta, una teoria che possa darvi risposta a tutte le vostre domande. Solo qui ci sarà l'evoluzione del lancio, perché da quando ci è stato insegnato, da quando mi è stato insegnato, ad oggi il lancio si è evoluto, la tecnica di lancio italiana si è evoluta in un modo esagerato, anche se poi alla fine, per chi non è dentro il mestiere, i lanci sono sempre quelli, però oggi si fanno in modo diverso. E io sono convinto che si evolverà ancora, torneremo su questo discorso quando vi parlerò delle canne, ma non dipenderà tanto da noi, da chi utilizza questi attrezzi, dipenderà tanto dalle aziende che andranno a produrli, perché le tecnologie avanzano, e sono convinto che tra qualche decina di anni, se le aziende vorranno investire dei soldi e entreranno a farci grezzi in presso fusione, potremmo avere degli attrezzi ancora più performanti di quelli di oggi. Dove posso cominciare in Italia? Ve l'ho già detto prima, io sto rispondendo alle domande, ragazzi, poi dopo lascio la parola a voi quando ho finito. In Italia potete incominciare in tutte le scuole che volete, io non voglio fare i nomi per privacy o per tutte le cose che volete voi, comunque se volete ve li faccio, c'è la scuola italiana di Pescamosca sulla quale io sono stato tanti anni, c'è l'Accademia Italiana, la TLT Academy che ha fondato Roberto Proglioli, Giampiero Bartolini e altre persone, c'è la SLM, c'è Massimo Magliocco e tutti gli istruttori che vedete in giro, sono quanti ne volete. Chiedetele solo che vi diano quello che voi state cercando. In base alle vostre esigenze, sono convinto che tutti gli istruttori in Italia sapranno darvi delle giuste delucidazioni su come avvicinarvi a tutto ciò. Poi andremo a parlare anche dell'avvicinamento migliore, di come si può avvicinarsi in modo migliore. La tecnica di lancio italiana. Devo parlarvi di questa tecnica. Mi viene difficile parlare con voi perché se siete collegati qui oggi è perché tutti quanti ce l'avete nel cuore. Io devo dirvi la verità. La pesca mosca oggi con i social, da quando ci sono i social, è diventata una cosa un po'... Parlare di tecnica di lancio è diventata una cosa, come vi dicevo prima, molto molto difficoltosa. Perché ci sono molte idee, perché è stata insegnata in un modo discontinuo, perché le persone che l'hanno insegnata all'inizio e alla fine hanno fatto molta confusione. Non l'hanno fatta per errore o per sbaglio, l'hanno fatta, secondo il mio punto di vista, volutamente. Scusatemi se mi permetto di dire queste cose, ma purtroppo, per fortuna, l'ho frequentata da tantissimi anni. Io ho preso questa tecnica, dunque precisiamo una cosa, pesco con la mosca dal 68-69. Ho iniziato, scusate, da mio nonno e da mio papà che pescavano a Valsesiana e più avanti con l'età, allora si pescava per portare a casa pesce perché in Sesia avevamo tanti temoli. Io abitavo a Trivero tra lo spartiacque della Valsesia e della Valsesia, quindi andavo a pescare in bicicletta. Ho avuto la fortuna di stare vicino a grandi maestri valsesiani come Arturo Pugno, Riccardo Violin, Marcello, grandi persone che oggi molti non ci sono più. Ma mi hanno insegnato tante cose, prima di tutto a diventare un pescatore. Passarono gli anni e incontrai delle persone che mi dissero: guarda che si può pescare anche con una canna un po' più lunga. Una canna dove con una coda di topo puoi lanciare un po' più in là, io ero proprio agli albori, e appena sposato incontrai un amico che l'ho ritrovato poco tempo fa, Massimo Bernardi di Cossato, e mi diede le prime delucidazioni, mi parlò di Roberto, mi fece tante belle cose. Iniziai a innamorarmi di queste cose,
e finì a Firenze a trovare Roberto in negozio e in sim. E così ho iniziato a capire qualcosa in più di questa tecnica. Che abbia capito oggi come funziona sarebbe una parola grande, però mi ci sto impegnando ancora oggi, tutte le settimane stiamo lavorando, poi vi racconterò come, dove e quando. Chi mi ha insegnato la tecnica me l'hanno insegnata tutti gli istruttori ai quali sono stato al suo fianco. Dico tutti per non lasciarne nessuno indietro perché sarebbero troppi, sia in sim che in academy. L'unica persona che non mi ha mai insegnato la tecnica italiana è Roberto Pragliola. Non me l'ha mai insegnata, no. Forse perché non voleva, forse perché era fatto a modo suo, ma l'unica persona che non mi ha mai insegnato la tecnica è proprio stato lui. Questo perché, non ve lo so dire oggi, però sono convinto che tra qualche anno, quando verrò ancora un po' più con i capelli bianchi, forse lo capirò da solo. Roberto mi ha insegnato una cosa però, e me la disse ancora agli ultimi tempi che ci siamo frequentati, di non smettere mai di imparare. Mi disse sempre: ricordati, tu hai un dono di natura, sei nato sul fiume, frequenti torrenti di montagna, non smettere mai di chiederti cosa ti circonda, non smetterti mai di chiedere perché quella coda va in quel determinato modo, devi studiare, devi andare avanti. Ecco, io devo ringraziare Pragliola per queste cose, quello che mi ha dato. E nello stesso modo ringrazio tutti gli istruttori che ho avuto fino ad oggi, e ne ho ancora oggi, che continuano, che mi hanno insegnato, che mi hanno portato al mio livello e che continuano ad insegnarmi. Ho imparato tanto, devo dire la verità. Ho sbagliato ancora di più di tanto. Quello che ha dato la svolta a questa storia del mio lancio è una cosa molto bella. L'ultimamente, quando eravamo in Academy, io e l'ingegner Giovanni Nese, Roberto Pragliola formò dei gruppi. Il gruppo sul quale sono andato a finire, mi sono ritrovato, creato da lui, fu quello della tecnologia e sviluppo delle attrezzature e del lancio. Insieme a me c'era la persona che non avrei mai pensato che diventasse così importante nella mia vita di lanciatore. Giovanni Nese, ingegner Giovanni Nese. Ho passato dei momenti bellissimi al suo fianco. Faccio una piccola parentesi perché non voglio dimenticare quello che c'è stato prima di lui. Sorrido, ma sorrido bonariamente perché veramente lo dico col cuore. Prima di lui, chi mi prese sotto braccio e mi insegnò tantissima teoria è stato Claudio Roberto Tosti, Claudio Tosti in sim. Veramente mi teneva su fino alle ore sante di notte a studiare teoria, mi telefonava e queste cose qui. Poi con Claudio ci siamo persi per un po' di tempo, ci sentivamo sempre come amici, ma persi dal punto di vista del lancio, ed è subentrato nella mia vita l'ingegner Nese. Devo dirvi la verità. Quando ci ha dato questo incarico Roberto, noi ci trovavamo una volta due al mese a Ponte Oglio, sotto al Nell'Oglio, perché io venivo da Biella, lui da Padova, e due volte al mese con telecamere, con video, con filmati, con fotografie. Stavamo a lanciare una giornata intera sul prato e sull'Oglio, che lì è un'acqua piattissima, per capire come funzionava il lancio, per sviluppare la teoria, la fisica e la dinamica del lancio. A me personalmente queste cose mi appassionano tantissimo. Fatte con Giovanni mi appassionavano ancora di più, perché è un grande personaggio, una persona di un'umiltà estrema, col quale mi sono trovato veramente, veramente bene. Oggi queste cose continuano, settimanalmente sempre su Meet ci colleghiamo e continuiamo a studiare il lancio, analizziamo tanti aspetti, analizziamo il nuovo libro che ha fatto Roberto e tutte queste cose qui, e questa è una passione che penso che mi porterò fino alla fine dei miei giorni. Devo ancora imparare tanto, non so se ho il tempo per imparare tutto, non ci riuscirò sicuramente, però tutte le volte che accendo il video, che vedo Giovanni, o che vado su un fiume, o che esco con un amico
in riva a un lago a prendere due trote, mi sento quel ragazzino che dalla Valsesiana ha preso in mano una canna all'inglese e ha iniziato a volteggiare quella coda per aria. Questa è la soddisfazione che provo tutte le volte. Cosa ne penso della pesca mosca oggi? È semplice, ragazzi. La pesca mosca è diventata già da tanto tempo un business. Le aziende produttrici hanno fatto delle canne fantastiche in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, i francesi. Gli olandesi hanno fatto canne fantastiche in tutto il mondo, però sempre solo rivolte a un certo tipo di tecnica. La nostra italiana è sempre stata snobbata. Roberto, quando ha fatto le sue canne, le prime che faceva, non voglio fare sempre nomi, e anche le ultime, le Lumis, ha tribulato non poco per fare quelle canne, perché i numeri sono piccoli, i numeri sono bassi. E allora è così. La pesca mosca oggi che cos'è? Sono tanti pescatori che potrebbero avere molti meno pesci di quando ho iniziato io. Un modo diverso di avvicinarsi al fiume. Oggi per forza di cose bisogna fare fotografie, bisogna postarle, bisogna farsi vedere grandi. Queste cose, prima di tutto, io preferirei rispettare quei benedetti pesci che ci hanno dato la soddisfazione della cattura. Prenderli in mano, bene o male, li roviniamo sempre. Non abbiamo bisogno di far vedere cosa abbiamo preso. L'importante è che ce lo portiamo dentro noi, nel cuore, quell'attimo, quell'adrenalina che ci scorre nelle vene. Questa è quella che ci fa star bene in quegli ambienti. Non abbiamo bisogno di farlo vedere agli altri. Basta che lo sappiamo noi. Io spero che le mie parole non vadano a finire in fumo, ma contro i social ci sarà ben poco da fare. Comunque, la pesca mosca oggi è un grande marasma sui social. Io leggo quello che postano. Se uno fa un lancio un po' più storto dell'altro, le danno dei nomi diversi, e questo l'ho fatto io, e prima di questo l'hai fatto tu, e il fuoriasse, e il fuoriasse direzionale che ha scritto Roberto sul libro. È complesso il discorso della pesca mosca oggi. Preferirei smetterla qui e di non andare oltre. Se ci troveremo lungo un fiume, mi farà piacere, fumando una sigaretta, di approfondire questo discorso, di approfondirlo col cuore, perché mi sta molto a cuore. Io ai tempi, negli anni 90, ho creato un programma ambiente, si chiamava Programma Ambiente L'Acqua, e l'avevo dato alla SIM e a tutti i loro istruttori. Poi dopo, quando uscì dalla SIM, lo diedi all'Unione Europea dei Pescatori a Mosca, l'EUF, che ancora oggi lo portano in giro nelle scolaresche. Non dobbiamo dimenticarci che la pesca mosca non è solo catturare un pesce, in qualsiasi modo lo si catturi, anche se la mia logica è che non può essere pesca mosca se non c'è un minimo di tecnica di lancio. Io sono un pescatore a secca e quando vedo persone o personaggi, soprattutto quando vado all'estero a pescare timoni, che di lancio non hanno assolutamente niente, e non voglio fare critiche, polemiche, perdonatemi se dico queste cose, quella secondo me è una pesca mosca un po' relativa, e va presa, ognuno la pensa come vuole, e siamo in democrazia, è giusto che sia così. E qui concluderei le domande che mi avete fatto. Se ne volete altre sulla mia persona, ve le dico volentieri, se volete farmi domande, poi passiamo alle attrezzature. Allora, c'era Valentino che voleva intervenire. Valentino, se vuoi intervenire. Ci sei? Sì, ci sono. No, Valentino, puoi accendere il microfono e fare la domanda a Massimo, per cortesia. Va bene. Prima avevo visto che voleva intervenire Valentino, però non vuole intervenire, direi di proseguire con la presentazione delle attrezzature. Allora, esatto. Grazie. Qui, prego, figuratevi, anzi è un piacere. Qui mi avete scritto quale attrezzature ci consigli, la canna di quanti piedi parliamo, quale azioni consigli, quale usi tu, qual è il mulinello più adatto e quale cosa ti trovi sia più performante. Io cerco di rispondere alle vostre domande con una risposta unica. Quale attrezzature consigli? Io pesco con la tecnica di lancio italiana.
pesco a secca e ho pescato in fiumi grossissimi, ho pescato salmoni, ho pescato taimen e pesco nei torrentini più piccoli, in tutti i nostri torrenti italiani. L'attrezzatura più consona è da una 7 piedi e 3, una 7 piedi e 4, fino a una 7 piedi e 7, una 7 piedi e 8, una 8 piedi al massimo. La canna di quanti piedi parliamo è quella misura, perché più lunga non riesce più a fare, a produrre una velocità come noi vorremmo in ambienti un po' più angusti. Quale azione consigli? Di azioni delle canne ce ne sono diverse. La prima azione è quella parabolica, una canna in bambù dove lavora sotto il tallone. Poi abbiamo la canna progressiva, che è una canna parabolica con un'azione un po' più veloce. Poi abbiamo una canna con il tallone rigido e la punta un po' più flessibile. E poi abbiamo la canna per il lancio italiano, che è una canna totalmente diversa. Ma perché diversa? Perché non si ferma a proiettare la nostra coda di topo avanti e indietro, ma ci deve dare la possibilità di proiettarla dove noi desideriamo, dentro una buca. Fare dei lanci dove dobbiamo andare sotto la vegetazione, i curvi senza fare fatica. Questa canna deve avere delle specifiche molto 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 particolari. Ci hanno provato in tanti a fare le canne per il lancio italiano e molti ci sono riusciti o perlomeno ci sono andati vicino, però ci sono delle basi sulle quali non si può uscire. La canna per la pesca del lancio italiano deve produrre la maggior velocità possibile in uno spazio breve, così oltre che efficace diventa elegante il gesto e deve permetterci di essere una macchina da guerra, deve essere feroce, deve essere spietata. Nel momento che noi le chiediamo di fare quello che vogliamo e siamo in grado di capire quello che le chiediamo, deve darci quello che noi vogliamo. Quindi la canna, dopo quando andremo a parlare della Elf, vi spiegherò i particolari, deve essere costruita con una prospettiva non solo dell'attrezzo, della bellezza di queste cose qui, ma soprattutto di portare il nostro artificiale nel modo più semplice in tutti i posti dove la nostra fantasia, la nostra mente può arrivare a mettere la mosca. Qual è il mulinello più adatto? Adesso io incomincio a alzare una canna. Il mulinello adatto, ragazzi, faccio ancora una piccola parentesi. Capiamoci bene, io sto parlando della canna del lancio italiano, ma se un lanciatore è capace a lanciare, pesca con qualsiasi canna, che sia ben chiaro questo. Cioè, un buon lanciatore pesca e va dove vuole con qualsiasi canna. Poi ci sono canne che danno 50, canne che danno 70, canne che danno 100. Ma un buon lanciatore che è capace a lanciare deve essere in grado di fare ciò che vuole con qualsiasi canna. Cambiano solo i tempi di reazione, che invece di farlo in un determinato tempo lo farà in un altro. Ma un buon lanciatore deve essere in grado di farlo con qualsiasi canna. Mulinello. Il mulinello per una canna per il lancio italiano deve essere il più leggero possibile. Mettete qualsiasi mulinello che volete, ma deve essere il meno ingombrante e il più leggero possibile, che si possa spostare il più possibile sulla parte terminale della canna per agevolare la rototraslazione del polso. Io personalmente ho la fortuna di avere Silvano Festa come amico, uso questo mulinello qui, che è lo Sherry. Uso lo Sherry perché prima di tutto l'Academy e Roberto ha dato tante dritte a Silvano per fare questo benedetto movimento. E secondariamente perché impugnandolo in questo modo mi viene bene impugnare la canna per usarla come fulcro di lancio. Quindi io personalmente uso questo, però come vi dico, va bene qualsiasi mulinello. L'importante è che leviate il più il peso possibile, frizioni, tutte le ciancerie che ci sono su non servono a niente. Quello che conta è il peso. Ricordatevi bene che 2 o 3 grammi in più di peso su una canna dal lancio italiano fanno la differenza sul lancio. Poi andremo a parlare anche di quello. Io personalmente uso la Elf, le ho usate tutte, ho 4 GLX in casa.
di cui una mi è stata regalata da Roberto, con sopra scritto il mio nome, come l'ha regalata ad altre persone in Italia, e la custodisco molto gelosamente. Però ne ho quattro, perché di quattro una va bene, le altre vanno bene, sì e no. E qui torneremo poi al discorso dopo, quando vi parlerò della canna. Io uso la Elf tutto l'anno, sia in ambienti larghi, anche perché io più di 20 metri non riesco a ferrare le trote, forse per l'anzianità, forse perché non sono mai stato tanto bravo, ma sfido chiunque in un torrente, in un fiume, a ferrare una trota oltre 20 metri. Io non... C'è gente che lo fa di continuo, con canne, con altre canne, io li ammiro tanto, ma a me non mi è mai interessato e non mi interessa. Poi capita che devo lanciare lungo e non ho problemi a fare il tutto coda, ma non sono quel tipo di pescatore. Preferisco godermi la scena e che le prendano gli altri. E anzi, le faccio anche un plauso. Con quale coda pesco? E qui, ragazzi miei, è un problema oggi con le code. È un problema perché... Faccio una piccola parentesi. Oltre che la canna, io ho studiato anche una coda di topo. Ne ho studiata una io e una Claudio Roberto Tosti, che abbiamo inviato ad Alpi Fly Fishing, che ci aveva richiesto questi due profili, per mandarla in produzione. Purtroppo i numeri in Italia sono pochi per questa tecnica e per fare una coda del genere. E le aziende che ci avrebbero prodotto queste code erano aziende cinesi. E noi non le volevamo. Volevamo una coda ben specifica con delle caratteristiche specifiche. Io personalmente ho disegnato una coda diversa da quella di Claudio. Claudio ha disegnato una TT 2 da un lato e 3 dall'altro. Io invece ho disegnato una coda che partiva con una DT1, il primo tratto, poi continuava con un tratto di 5-6 metri, non ricordo giusto, dovrei tirare fuori gli schemi, di una DT2, e poi continuava con una DT3 fino ad arrivare a un belly di 25 metri. Era a un fuso solo, non era una DT, ma era una coda studiata solo per il lancio italiano. Purtroppo, tra il Covid e tra tutti gli impegni che hanno i titolari di Alpifly, queste cose non sono più andate avanti. Ma poi penso che nessuna azienda si metterebbe a produrci i numeri di codi esigui, il numero di code esigue che potremmo vendere a noi. Quale può essere la caratteristica buona per conoscere una coda di topo? Se volete ve ne prendo una, così vi faccio vedere qualcosa, come si può capire. Voi dovete prendere una coda di topo in mano e stropicciarla tra le mani quando siete dal negoziante, se ve lo lascia fare. Se questa coda mantiene memoria o è troppo morbida, non va bene, perché non trasmette l'energia della propulsione che le viene ceduta dal nostro attrezzo, dalla nostra canna. Una canna deve essere abbastanza rigida per conservare l'energia cinetica fino al finale, perché il finale riceve una quantità di energia dalla coda, la coda ne cede una quantità, il finale ne riceve un'altra. Quindi cercate sempre di prendere una coda il più rigida possibile, che non mantenga memoria e che galleggi il più possibile. Code, io personalmente ho la fortuna di avere ancora delle Ultra 2, non voglio fare nomi, ma sapete tutti di chi erano. Pesco quasi sempre con una DT2 e quando devo fare le dimostrazioni di lancio o vado a pescare in qualche posto dove ho bisogno di qualche metro in più, prendo una DT3. Le code che uso oggi è l'ultima che ha fatto la Scientific Angler, l'Alpitude, penso che si chiami così, costa un patrimonio, per una coda lo trovo esagerato, però ha il suo perché, è una coda che ha una certa rigidità, uno shooting estremo, l'unico difetto è che fa un discreto rumore tra gli anelli, soprattutto da nuova a nuova, fischia leggermente quando passa tra gli anelli, proprio perché le hanno dato questo coat sopra la coda con dentro delle microbolle di vetro della 3M, che la fanno galleggiare di più, tutto lì. Però è una coda che ha uno shooting che è esasperato, velocissimo, quindi è molto bella da gestire. Ultimamente uso quella coda di Topoli. E sulle attrezzature avrei finito. Se avete delle altre cose da chiedermi, subito bene, se no parlo della Elf. Lasciamo le domande alla fine?
Ragazzi, se qualcuno vuole fare qualche domanda specifica su magari sull'attrezzatura, sulle cose, sul mulinello, in questo momento potete farle, altrimenti lasciamo continuare il Massimo. Grazie. Mi piacerebbe chiedere sì, prego. Una domanda per Massimo. Prego. Buonasera, chi parla? Buonasera, sono Giorgio, è un piacere. Giorgio? Saluto tutti e volevo chiedere, paradossalmente è forse, non dico meglio, però se non riusciamo a trovare una coda adatta a questi tipi di lancio, una coda vecchia e ben ingrassata potrebbe ovviare la le ricerca. Code vecchie e ben ingrassate sono le code migliori per fare il lancio italiano, ecco, perché sono diventate secche e rigide. Era quindi quella la mia, ho risposto in due parole: una coda frusta, una coda usata, una coda ignorante, come io sono metà toscano purtroppo, mi viene spontaneo, quindi una coda ignorante che ha vissuto la vita sull'acqua, sul fiume, che è diventata frusta, basta che non beva troppo, certo, è la coda migliore che lei può mettere sotto la sua canna. Grazie, era una conferma. Prego. Grazie. Voglio fare una domanda. Prego. Ciao, chi sei? Giuseppe. Giuseppe. Allora... Sì, ma allora come coda sarebbe da comprare una coda, ad esempio, per ambienti caldi? Cosa intendi per ambienti caldi? Scusa, ti do del tu, Giuseppe. Sì, nel senso che ci sono code che sono più rigide, perché in temperatura, cioè molto rigide, in maniera tale che quando si va in ambienti caldi, tropicali, si ammorbidiscono. E se fosse una normale sarebbe troppo morbida. Di conseguenza da noi rimangono tipo c'è la silk della, accidente, mi sfugge il nome di chi è, che è fatta specifica per questo. Ho capito. Ascolta, le code che diventano un po' più morbide al caldo di solito mantengono memoria. Una volta la aveva fatto una coda, non ricordo più il nome, che aveva l'interno, che era molto rigido, aveva uno shooting proprio esasperato, e aveva l'interno con del nylon. Il problema qual era? Che quando lanciavi la mosca in acqua, dopo 2 o 3 secondi la mosca ti tornava in tasca senza fare un movimento, perché era talmente rigida che manteneva la memoria e faceva spire. Sì. Se io queste code che dici tu non le conosco, le che sono semplici, l'importante la Cortland, è la Cortland, non la conosco. Guarda, quest'anno ho fatto testa delle Orbis, ho fatto testa delle Scientific Angler e ho fatto testa delle Rio. Sì. E bene o male c'è qualcuna che ha qualcosa in più da una parte, qualcuna che ha qualcosa in più all'altra. Come profilo per la pesca italiana, la Scientific Angler ha fatto delle belle code, soprattutto le ultime sono molto belle, mentre la Rio ha dei profili che sono un po' troppo dei belli, dei terminali di coda troppo corti, bisogna cambiare finali, tutte queste cose, ma è un discorso che ne parleremo più avanti se volete, non andiamo a parlare di code adesso. Quella che mi dici tu non l'ho mai provata, non la conosco, la caratteristica che deve avere una coda è quella, che trasmetta l'energia che viene data nel momento dello stop, cioè nel momento, lo stop finisce nel momento spinta, quando il loop si stacca. Non sento più niente. Qualcuno ha disattivato. Massimo, guarda che di non aver disattivato. No, mi senti adesso? Ma come hanno fatto? Sì. Sì, ora ti sento. Ora ti sento. Allora ti dicevo, Giuseppe, che il problema della coda, io quella che hai visto, che hai provato tu, non l'ho provata. Però qual è il discorso? È che l'importante è che sia rigida, che trasmetta l'energia. Nel momento che noi diamo lo stop alla canna, cioè che la propulsione della canna ha finito il suo lavoro e fa partire il loop dal lavettino della canna,
La coda deve mantenere quell'energia cinetica fino il più lungo possibile, la conservazione dell'energia. Più riesce a conservarla, poi non è tutto finito qui il discorso, io te la faccio breve, che abbia la rigidità per portarti il finale più lungo che può in testa. Sì. Ok? Va bene, sì. Poi vuoi saperne qualcosa di più, mi scrivi su Facebook e sono ben felice di darti dei consigli. Lo farò volentieri. Va bene, è un piacere. Grazie Giuseppe. Grazie. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Se no vado avanti, parliamo di Elf. Allora, possiamo andare avanti se vuoi Massimo, visto che non nessuno vuole fare domande. Grazie. Prego. Allora ragazzi, parliamo della Elf 77 Star, questa benedetta canna che ha fatto parlare... Massimo, Don Paolo Capone, mi senti? Sì. Scusa, non ho capito. Don Paolo Capone, mi senti? Ciao Paolo, ciao, sì ti sento. Ciao, ascolta, non so perché ma non mi funziona il microfono, volevo farti solo una domanda sulla cosa. Prego, prego. Stavo sentendo il tuo ragionamento interessante delle diverse sezioni, no? Io sto provando sempre della scientifica una UF3F, che costa anche quello uno stonco, che per un pezzo ha un po' quelle caratteristiche che tu dici. L'hai provata e cosa ne pensi se l'hai provata? Allora, sarò proprio breve nel risponderti Paolo. Prima di tutto io non uso code VF. Piuttosto le giro al contrario le VF quando vado nei torrentini. Se ho qualche VF che mi è stata regalata, la giro al contrario e la uso dalla parte del bene. Perché davanti resta più pesante. So che ci sono istruttori che la usano nel lancio italiano, nella tecnica di lancio della quale ne parliamo stasera, e hanno degli ottimi risultati. Però non so di che tipo code usano. Io preferisco usare una DT. Perché la rastremazione della coda deve essere molto sottile per plasmarla meglio. Infatti la VF e più le correnti mi spostano il finale, mi spostano la coda. Allora te lo chiedo se l'hai usata, perché la VF3F è una coda galleggiante alla fine, non è una coda ok, che però cambia una sezione, per la prima parte un 0,8 diventa 2, però non continua come dici te che diventa 3, la puoi usare solo da una parte. Ecco perché, se, visto che hai molta più esperienza di me in questo, ti chiedevo se l'avevi provata, come era lo shooting, eccetera. Paolo, il problema qual è? Che anche se è una coda galleggiante c'è scritto VF, quindi vuol dire che la parte terminale della coda è più pesante. E è sempre la parte della coda che entra in pesca, cioè che deve essere plasmata in acqua per far sì che il nostro finale possa far pescare il nostro artificiale nel miglior modo possibile. Quindi io non le provo neanche le VF, cioè ne ho qualcuna in casa perché mi è stata regalata e come ti dico la uso al contrario, ma non è mia abitudine usare code pesanti che si depositano sull'acqua per poter tenere in pesca il mio artificiale. Va bene. Grazie. Andiamo avanti con la Elf, così vi parlo un po' di qualche cosa. Grazie, sì, grazie Massimo. Allora ragazzi, dunque, io la serata avrei dovuto farla partendo da qui in avanti. Grazie Massimo, grazie, mi hai fatto un regalo. E ti devo non è un regalo. Ci sono altri siti come il tuo, Marcello, che mi hanno chiesto di scrivere. E di fare serate, di parlare un po', di scrivere della mia vita, queste cose qui. Non lo faccio per principio, perché dovrei scrivere il nome di troppe persone e di alcune di queste non esistono più, non ci sono più, sono mancate. Tra cui il mio guru, Roberto. E allora non me la sento di dover scrivere di queste cose. Poi non c'è niente di importante che riguarda la mia persona. Io sono uno come tanti altri, anzi, ho ancora tantissimo da imparare. Ho accettato di farla da te perché mi hai fregato, in senso buono, Marcello. Perché ero convinto di presentare la canna, perché se ne parla... Tutti mi telefonano per chiedermi com'è e ho detto, ma sì, così mi devo questa grana. Poi tu ci hai messo dentro delle altre domande... Ma mi ha fatto piacere condividere con te e con tutti i presenti, che non so quanti sono, queste domande. Grazie. Vado avanti. Grazie Massimo, grazie. Prego. Allora, la Elf 77 Star.
Adesso qui mi fermo un po' di più, così almeno le persone che dopo vorranno farmi le domande, soprattutto Valentino Damiani, le risponderò. Allora, tu mi hai fatto alcune domande, poi le metterò tutte insieme. Questa canna chi l'ha progettata? Come vi ho detto prima, io e Giovanni siamo stati messi in Academy nel gruppo sviluppo tecnologia tecnologia e sviluppo, che intendeva materiali, innovazione, insegnamento, fisica, dinamica, attrezzatura, tutte queste cose qui. Devo dire la verità, ci siamo impegnati a fondo io e Giovanni, anche perché siamo tutti e due molto 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 appassionati. Poi abbiamo preso un bel calcio nel di dietro da quello che era il nostro guru, e questo ci ha dato ancora di più la voglia, perché mettere insieme due persone come me e Giovanni, che neanche ci conoscevamo, non è stata una cosa semplice, però è stato molto molto accattivante. Tutti e due l'abbiamo presa molto molto bene. Noi dovevamo fare una canna per Roberto, abbiamo contattato delle aziende americane, tra cui la Loomis, perché ci facessero queste canne, e oltretutto si sono tenuti una delle canne che le abbiamo spedito, sempre tramite Alpifly, che era quello col Silvano Capra che aveva fatto la prima canna per Roberto, e oltretutto si sono tenuti anche una canna e non ci hanno degnato di una risposta, non ci hanno mai detto niente, è passato tantissimo tempo. Quando siamo usciti dall'Academy, io e Giovanni e Giampiero Bartolini, io e Giovanni non ci siamo armati, siamo andati avanti con questo studio, con queste cose. Avevamo capito che questa canna non si poteva fare dove l'aveva fatta fare Roberto prima. E allora abbiamo detto, perché dobbiamo continuare ad andare avanti, a insistere con le aziende estere? Noi abbiamo dei numeri che sono esigui in Italia per il lancio tecnico italiano. Poi una canna che costa 800 euro, potete immaginarvi, ancora di più in questo periodo poi. E allora queste aziende non ci davano retta, e parlando con il titolare di Alpifly, che avevano delle conoscenze importanti in aziende che producevano e facevano altri prodotti di carbonio, abbiamo detto, se volete noi la facciamo per voi. Però dovete lasciarci carta bianca, e qui ringrazio fin da oggi Stefano ed Andrea Guerra, i titolari di Alpifly Fishing, perché a Giovanni Nese e a me non hanno solo dato carta bianca, ma hanno dato anche la massima fiducia per fare qualcosa di italiano che fosse diverso da tutti gli altri. Bene, ci siamo messi a studiare per molto tempo, ragazzi miei, per questa canna. L'abbiamo progettata Giovanni Nese e Massimo Pulze. Stop, finito. Il progetto è partito ed è finito di lì. Non è che l'abbiamo progettata e basta, ci sono 4 anni di lavoro sopra quella canna, di studi, di preparazioni, di prove mandati via, di prove rifatte, le aziende non ci stavano dietro, quindi abbiamo rotto un po' le scatole a tutti. Sono stati usati dei prodotti molto particolari. Innanzitutto questa canna è una canna a 3 pezzi, è una 7 piedi e 7, non perché ci piacesse 7-7 o perché 7-7 o 7-6 o 7-5 o 7-8 cambiasse, no, le differenze sono minime. 7-7 perché 7-7 non l'aveva ancora fatta nessuno o pochissima gente, nel momento non ce n'era in commercio, allora l'abbiamo fatta 7-7, l'abbiamo chiamata ELF, perché in una riunione con Alpifly Fishing c'era anche mia moglie e non sapevamo che nome darle, e mia moglie è venuta fuori con una battuta dicendo: ma voi siete sempre in mezzo ai fiumi, alle montagne, nei posti bellissimi, lì vivono gli elfi, chiamatela Elfi. Elfi non ci piaceva, è venuto fuori il nome Elf e l'abbiamo chiamata Elf. Tutto lì, questo è come è sorto il nome della canna. Eravamo tutti contenti con un bel sorriso. Sono stati usati prodotti molto molto particolari. Il tallone della canna è stato fatto in un carbonio in altissimo modulo. La parte centrale della canna è stata fatta con un carbonio in medio modulo. Il bettino è stato fatto con lo stesso carbonio del tallone, ma con la parte terminale, gli ultimi 25 cm, in carbonio ancora più alto modulo, ma pieno. Ed il bettino è stato ovalizzato, cioè appiattito, parte rotonda e finisce piatta. Poi vi spiegherò il perché. Ci sono dei prodotti
le due tipologie di carbonio, una in particolare, quella d'altissimo modulo e quella del vettino, li usano anche per fare le ali degli aerei, di determinati aerei, non di tutti. Ecco perché si è detto che ci sono stati dentro anche prodotti da derivazione aeronautica. Il suo progettista come si chiama? Non c'è un nome. Non c'è un nome del progettista, siamo Giovanni Nese e io, l'abbiamo progettata noi due. Non voglio dimenticare che quando l'abbiamo presentata a Vicenza, su mia richiesta, Stefano Guerra, il titolare di Alpifly, ha donato una canna a Claudio Roberto Tosti e una a Giampiero Bartolini, che sono due grandissime persone che io stimo molto, e questo l'ho detto da un lato, dall'altra parte metto anche, sono due amici con la A maiuscola, e ci tenevo molto ad avere il loro parere su questa canna prima di metterla in commercio, anche perché, ragazzi, ve lo dico qui con voi, abbiamo venduto 30 canne, adesso stanno riandando in produzione un'altra trentina, ma non è che ne abbiamo vendute chissà che cosa, 30 canne abbiamo venduto, e sono stato contento perché sia Giampiero che Claudio mi hanno detto questa era la canna dei sogni che io ho sempre immaginato ma non sono mai riuscito ad avere. E beh, vuol dire che io e Giovanni abbiamo lavorato bene. Tu hai visto una presentazione, Marcello, a Vicenza, dove io dicevo, in una fiera, sì, era a Vicenza, sì. Io ti dicevo che si poteva lanciare con due dita, impugnavo la canna con due dita. Allora, è vero, io ho impugnato la canna con due dita, sono anche stato criticato sempre sui social, perché dicevano che copiavo gli atteggiamenti di Roberto Pragliola. In effetti, quel discorso di impugnare la canna con due dita, ve lo faccio vedere, lanciavo impugnando la canna in questo modo, è proprio un discorso di Roberto, non è mio, io l'ho copiato da lui, sacrosanto, e non ho vergogna a dirlo. Ma non per far vedere che la canna è più bella delle altre, era per far capire che con il minimo sforzo, anche con due dita, dove non si può avere un'accelerazione così... così sparata come la si ha col pollice e con l'indice, riuscivo a far sì che il nostro attrezzo producesse degli shooting non indifferenti. Ecco perché lanciavo con la canna di... Non è che si può lanciare con la canna a due dita, assolutamente, non fatelo. Era solo per dimostrare che questo attrezzo era molto performante. Come è fatta questa canna? Bene, non potevamo, da italiani, dovevamo fare qualcosa di diverso da tutto il resto che era stato fatto nel mondo fino ad oggi. La canna, come vi ho detto, è stata fatta in tre pezzi. Io ve la metto davanti al video, ditemi se la vedete, magari levo via il mulinello così la vedete meglio. Ma no, ma lo lasciamo su così vi faccio vedere il perché dell'impugnatura. Allora, partiamo dal fondo per arrivare alla vetta. È una canna in tre pezzi, una 7 piedi e 7. Vi ho spiegato che è fatta in tre moduli diversi. Le prerogative di questa canna quali sono? Beh, lasciamo stare il manichetto. Il manichetto di tutte le canne al mondo, o quasi, anche qui c'è stato uno studio molto complesso. Prima di passare oltre, vi faccio vedere degli altri studi che abbiamo fatto per le prototipie della ELF, delle sagomature di manichetti per levare via il maggior peso possibile. Riuscite a vederle? Sì, e chi mi sente mi risponda. Nessuno mi sente. Bene. Sì, sì, si vede. Ah, bene. Sì, sì. Ci sono stati anche degli altri prototipi, vedete, questi sono stati fatti da Giovanni, proprio per impugnare la canna, però questo che sarebbe stato un gioiellino diverso, il problema qual era? Metterlo in commercio, come si può fare la forma di una mano per ogni singolo pescatore? No. Leggermente sulla tua sinistra porta la canna. Va bene così? Ecco, bravo, così. Così ecco, questo qui è un altro prototipo dei manichetti che dovevamo fare per la ELF. Naturalmente, come facciamo ad andare a produrre un manichetto per ogni pescatore? Diventava impossibile poterla vendere. Allora, studio, un bel giorno mi alzo la mattina, vado dal mio amico falegname e le ho detto, ho bisogno di un manichetto così e così. Avevo tirato giù due o tre disegni, siamo messi lì. Tenete presente che è tutto fatto a mano, qui non c'è niente fatto a macchina, viene tutto fatto a mano e dobbiamo dire grazie ad Andrea, che è il nostro falegname di fiducia, che ci fa questi manichetti. E abbiamo studiato questo manichetto.
alla fine, quando vi presenterò, alla fine che vi spiegherò come è fatta la canna, capirete il perché. Ha un suo perché questo manichetto, non è più un manichetto rotondo, normale, che deve solo avvolgere la nostra mano. Ha uno scopo ben specifico. Prima di tutto, il grezzo della canna non passa più al centro del manichetto, ma è decentrato a 2 mm sotto il manichetto. Siamo andati a vedere i minimi particolari. Perché? Perché nel momento che avvolgo e spingo, ho in mano direttamente il grezzo. Quindi accelero ancora di più il tallone per poter scaricare la vetta. Questa è la prima prerogativa, il manichetto. Quindi a chi non piace il manichetto quadrato, io ho avuto uno dei più famosi editori di pesca mosca italiani che a una fiera mi ha detto: io lancerò con una canna col manichetto quadrato quando lo stapperò una bottiglia di champagne col sughero quadrato. Forse non sa che Vip Clicquot de Posardin aveva fatto delle bottiglie col sughero quadrato perché avevano il vetro quadrato. Comunque non diventa più un manichetto rotondo solo per avvolgere, ma diventa un vero volante, come guidare una macchina. Io di qui non posso più spostarmi, quindi se la canna ce l'ho parallela al mio polso, nel fase di lancio, qualsiasi movimento il mio polso faccia, la mia canna di lì non può più scappare. Io che ho insegnato a un po' di persone nella mia vita, ho visto tante volte lanciare con i mulinelli messi in questo modo, le canne che girano in mano e tutte queste cose qui. Di qui non può più scappare, è fissa, è ferma. Quindi otteniamo il massimo risultato nell'accelerazione della canna per darle la massima propulsione, perché il grezzo passa sotto le nostre dita. L'abbiamo alleggerito il più possibile, levando addirittura l'anellino portamosca, ma facendo, levando via del materiale dal calciolo, non so se riuscite a vederlo, dove si infilano le mosche, c'è un piccolo taglietto, e un foro dall'altra parte per mettere le mosche sopra l'amo dello 020. Avete visto i particolari? Forse no. Comunque, e questa è la parte terminale della canna. Si vede Massimo, continua perché si vede bene. Bene, sono contento se si vede. Ho alleggerito il tutto per levare via spazio e per non mettere un altro anellino, perché ricordatevi, ve lo ripeto, un grammo, due in più su una canna per la pesca della tecnica di lancio italiana fanno la differenza sulla canna. Non sembra, ma dopo vi spiego come ci siamo arrivati. Il vettino, la parte centrale, non ha lo stesso modulo, ma un medio modulo, per poter far sì che in fase di lancio si formi quella benedetta S, o la terza vibrazione, come la chiama Giovanninese. Il vettino è piatto, se voi lo vedete, io non so se riuscite a vederlo sul video, è completamente piatto. Vi metto magari un foglio di carta bianco dietro che lo vedete meglio. Il vettino è completamente piatto, quindi incomincia da rotondo e arriva fino a piatto. Piatto perché? Perché c'è un motivo. Il nostro lancio non è statico, il nostro lancio è dinamico. Quindi tutto ciò che noi andiamo a fare col pollice e con l'indice sul manico della canna deve essere trasmesso alla vetta della canna e lei deve rispondere nella stessa dinamicità. Cosa succede? Noi siamo abituati a montare le vecchie tipologie di canne in spine. C'era la prima e la seconda spina. Voi sapete sicuramente che cos'è una spina, vero? Ti è stato disattivato l'audio da Lino? No, non mi è stato disattivato. Mi sentite, sì? No, ti sentiamo. Ecco. Sì. Le spine nelle canne, che cosa significa? Il foglio di carbonio col quale viene fatta, cosparsa di resina, viene avvolto su un mandrino di acciaio e altri prodotti di ferro molto duri, viene avvolto da un lato in base alla forma che si dà alla canna e una volta finito l'avvolgimento viene nastrato, viene messo in un forno per cuocere le resine, perché si agglomeri tutto insieme. Cosa succede? Noi abbiamo un foglio di carbonio all'interno del grezzo e uno di finitura all'esterno. Questa cosa provoca? Provoca due spine. Una volta si faceva girare la canna
sul tavolo, e se lo fate ancora oggi vedete che questa, che ha due scatti diversi, uno un po' più marcata, l'altro meno marcato, che è quello interno. E si metteva la canna di solito come un pescatore la gradiva. Di solito noi la mettevamo sempre montata dove nella fase di staccamento del vettino dal loop fosse più rigida, più energica. Poi ognuno faceva come voleva, magari venivano girate, tutte queste cose qui. Io, Giovanni, non ci siamo fermati solo a guardare la spina, ma ci siamo fatti delle domande. Quando ci trovavamo a Ponte Olio, a me è venuta un'altra idea. Lui la sviluppa, a me vengono le idee, ma chi la sviluppa è Giovanni. Ho detto, Giovanni, io sono stufo di sentire tutti questi istruttori che vanno a parlare di lancio e dicono quello ha fatto il fuoriasse, quello fa quel movimento, l'altro non va bene, ha mandato la coda indietro, ha fatto il loop così e l'altro così. Quindi, il paragone di correzione degli errori da parte di quasi tutti gli istruttori, me compreso, è soggettivo. Cioè, ogni persona mette sulle correzioni nel lancio ai propri allievi il suo sapere, quello che ha provato sulla sua pelle, quello che ha imparato nel corso degli anni. Questo è bene in fase di pesca, ma in fase di insegnamento può essere deleterio. E allora le dissi con Giovanni, Giovanni, dobbiamo inventarci qualcosa per sopperire a questo, a questa soggettività degli istruttori. E allora io le chiesi una cosa quasi impossibile da realizzare, ma lui ci è riuscito ugualmente, lui e altre persone. Ho detto, io vorrei un'attrezzatura dove, come succede nel tennis, nel golf, nello sci, in tantissimi sport, dove io metto a lanciare una persona davanti a una telecamera, o più telecamere, e un software mi dica la velocità del lancio, il fuoriasse, l'ampiezza del loop, dove ha sbagliato davanti, dove ha sbagliato dietro, tutte queste cose. Dopo un anno e mezzo, Giovanni mi dice, Massimo, guarda che stiamo lavorando al tuo progetto. Ha trovato due persone che ci hanno dato una mano di Padova, due persone che fanno questo di mestiere, quindi fanno software. Abbiamo chiamato, io l'ho nominata questa nuova idea che ho avuto, l'ho chiamata il tunnel, perché era proprio un tunnel dove mettere dentro un pescatore e farlo lanciare. Vi faccio questa piccola parentesi perché il tunnel ci ha aiutato a progettare la ELF. Che cosa consiste il tunnel? Oggi siamo riusciti ad avere tre telecamere in alta definizione che nel momento che noi lanciamo fino a 20 metri di coda davanti e dietro, ci analizzano tutto quello che stiamo facendo. Quindi lancio, distanza, velocità, rotazioni, rototraslazioni, fuoriasse, in alta definizione. Ma non è che ce lo filmano e basta. Ce lo filmano in alta definizione con una varietà di pixel che fa paura. E possiamo andare a vedere nel momento esatto dove fa la flessione la canna e quando la fa, ma soprattutto quando facciamo questi esercizi davanti al tunnel viene apposto un tracker che è stato studiato apposta per la ELF. Un tracker è una specie di microchip che un sensore legge, quindi sul nostro computer o anche su un iPhone se una persona lo vuole verrà fuori quanto ha lanciato, la velocità della coda, l'ampiezza del loop, dove ha fatto le rotazioni, ma non è più una cosa soggettiva che ogni persona poteva dire la sua. Adesso c'è un software, come in altri sport, che legge tutto quello che andiamo a fare. E io l'ho chiamato il tunnel. Spero che questo tunnel possa venire disponibile. Noi ne abbiamo uno che usiamo in experience e non l'abbiamo mai usato perché non ci siamo mai più trovati, è uscito il lockdown. Però lo useremo in experience, ma io e Giovanni l'abbiamo usato per progettare la ELF. Stavo dicendo, scusatemi, spero che le scuole che lo vorranno, che ne avranno necessità, che lo vorranno vedere, tutte queste cose qui, sarà poi disponibile di tutti coloro che sono appassionati di lancio, perché per studiare una cosa del genere, investire del denaro, perché abbiamo investito molti soldi per fare questo software, però sarà a disposizione di tutti quelli che sono veramente appassionati, che vogliono qualcosa in più dal loro lancio.
Quindi, dove ci ha aiutato il tunnel? A andare a vedere dove la nostra canna si caricava e come scaricava l'energia. Quando noi gli davamo la propulsione, cioè noi gli davamo l'accelerazione, dove volevamo che si flettesse di più per portare la canna nella famosa S. La famosa S sapete bene com'è, perché penso che tutti i presenti che mi stanno ascoltando saranno venuti a Vicenza ed è stata presentata in due o tre fiere a Vicenza. La terza vibrazione, sono le vibrazioni che interessano a noi. La prima è quella che va in cioè quando una canna si flette totalmente, tipo sotto il peso della coda, viene restituita l'energia. La seconda è, non è una S, ma è solo un'onda che provoca il tailing loop, poi ce ne sono molte di più di tre, eh? E la terza vibrazione è quella che carica il tallone e scarica la vetta, la famosa S. Noi dovevamo cercare di fare un attrezzo che producesse questa S nel minor tempo possibile, ma con la più facile e delicata accelerazione. Bene, a forza di studiare, di metterci a vedere filmati e non filmati, di fare prove con vari tipi di grezzi, di avvolgimenti, di rettifiche, di manichetti e finché ce n'è, siamo riusciti a trovare la strada giusta per fare la ELF, che non dico che sia la canna migliore, ma per me, cioè, che ci ho dedicato anni di lavoro, è un buon attrezzo, è un attrezzo che mi aggrada molto, fa quello che voglio io. Consigliare la ELF mi torna difficile, ragazzi. Come vi ho detto prima, quando abbiamo iniziato a parlare, un buon lanciatore lancia con qualsiasi canna, non avete bisogno della ELF. Vi dico anche queste parole perché io e Giovanni di tutte queste storie l'abbiamo fatto solo per passione. Non c'è, io ogni canna che è stata venduta non ci ho mai guadagnato un centesimo, e questo ci tengo a dirlo, perché sembra che io sia qui per vendere le canne. Assolutamente no, lo faccio solo ed esclusivamente perché ho la gran passione per il lancio italiano. Perché ve la potrei consigliare? Come faccio a consigliarvi una canna, ragazzi? Dovete provarla. Da me sono venuti diversi istruttori che volevano la canna. Quando l'hanno presa in mano non riuscivano a fare 2 metri di shooting, quando lei ne fa 6 o 7, o anche di più, se uno è capace a lanciare, non gliel'ho data. Anche perché il signor Guerra, il titolare di Alpifly, mi ha detto: Massimo, le canne le dai a chi vuoi tu. L'ho data a tante persone che purtroppo non la usano come dovrebbero, ma però hanno la voglia di imparare, quindi questo è già molto bello. Se c'è voglia di imparare, voglia di crescere, penso che cresciamo tutti. Io personalmente cresco, perché prima ho detto che a me personalmente hanno insegnato tantissimi istruttori, sia in Italia, istruttori italiani, amici, non amici, in Academy, in Sim e finché ce n'è. Io ho appreso da tutti. Ma ho preso. Posso fare una domanda? Sì. Sì. Posso finire e poi mi fai le domande sulle canne? Sì, sì. Grazie. Della ELF, ho quasi finito, scusami. Della ELF io vi ho quasi detto tutto, ragazzi. Se volete qualche domanda più specifica sulla canna ve la dico. Però consigliarvi la ELF, vi dico, prendete altre canne. Provate con altre canne. Se poi il lancio vi appassiona così tanto che voi volete una canna che basta che le parlate e vi esprime la vostra fantasia, allora vi dico prendetela, perché vuol dire che siete arrivati alla filosofia del lancio italiano, cioè depositare la mosca in un determinato modo, con una determinata eleganza, e quando volete che quell'eleganza diventi brutale, scatena il finimondo là davanti. Mi dissero che con questa canna non si facevano gli svirgolati, come li chiamate oggi. Io ho visto Claudio Roberto Tosti prendere in mano questa canna e fare gli svicolati, come l'ha chiamato lui 25 anni fa, perché quel lancio lui l'ha chiamato così 25 anni fa, a 20 metri, con dei loop alti una spanna, con questa canna. Quindi magari io non sono capace di farli, però li ho visti fare da persone che la usavano molto meglio di me. Quindi ve la consiglio, ragazzi, perché lì dentro c'è un po' del mio cuore. Se un domani vi appassionate così tanto a questo benedetto lancio e trovate degli istruttori che vi seguono nel modo corretto e vi diano le giuste direttive su come
sviluppare la fisica e la dinamica nel lancio, acquistatela, perché vi darà molte soddisfazioni. Ho finito, sono tutto per voi, non massacrate. Grazie a voi. Chi voleva prendere la parola? Giuseppe? Prego. Sì, volevo fare una domanda. Giuseppe Favilla. Favini, dimmi Giuseppe. Favilla. Giuseppe Favilla. Ah, ciao Giuseppe, non ti avevo riconosciuto. Dimmi. Dunque, hai detto che la canna, dice che è difficile, no? Come canna. E cioè, si ha difficoltà a tenere contatto con la coda, con quella canna lì? Cioè, se non sei sempre in velocità, ti cade la coda? Assolutamente no. Giuseppe, forse mi sono spiegato male o non hai capito bene. Allora, io non sono entrato nei particolari, perché non mi sembra giusto dover dilungarmi a parlare troppo di questa cosa. Cioè, aspetta, che ti fa... aspetta, perché ero curioso. Prima ti voglio dire una cosa. Io uso... io ho una Pozzotti R3. La conosco bene. E poi ho avuto per un certo periodo anche la MR di Magliocco. Sì. Con quella di Magliocco, vabbè, era abituato con l'altra, mi trovavo leggermente in difficoltà perché dovevo stare sempre concentrato sul lancio, perché altrimenti non riuscivo a tenere il loop, a stendere la coda. Cioè sì. Io andavo a pescare, ma diventava più un'attività fisica, nel senso, non pescavo, lanciavo. Ho capito. Alla fine ho rinunciato, la tengo lì, quella di Magliocco, che, sì. Che mi piace. E usi l'altra che ti trovi meglio. Sì, ecco, è questo che dicevi te quando dicevi bene che non la pigliate? Assolutamente no, adesso ti spiego, lo spiego a te così lo capiscono tutti, è un discorso interessante quello che hai fatto, ma ci sarebbe da parlare per ore, però te la stringo ma ti faccio capire, Giuseppe. Allora, come funziona? Tutte le canne vengono montate in spina, soprattutto quelle fatte, no, da artigiani, vengono fatte con delle spine che magari sono diverse. Noi quando lanciamo, non tutti lanciamo in asse perfetto, a 45 gradi perfetto, ognuno fa quello che vuole, ognuno lancia come è più predisposto nel lancio e memorizza quei tipi di movimento. Io ho coniato un sinonimo, l'ho chiamato ideomemonica, quello che la nostra muscolatura ha memorizzato nel momento che noi andiamo a lanciare. È la cosa più difficile da togliere a uno che lancia già, piuttosto che insegnare a uno giovane. E l'ho chiamato ideomemonica. Nel momento che tu vai a cambiare una canna, la tua muscolatura, la tua idea di lancio, è quella che tu avevi impostato con la canna che ti trovavi meglio. Perché facevi meno fatica, perché era facile da lanciare, perché finché ce n'è. Per le caratteristiche di quell'attrezzo. Ecco perché dicevo, un buon lanciatore deve saper lanciare con tutte le canne, con tutte le attrezzature. Tu ti sei trovato bene con quella canna, hai preso quella di Massimo, ti trovavi meno bene. Non vuol dire che la canna di Massimo sia meno performante, vuol dire che tu non sei in grado di usarla nel modo corretto. Allora, io non ho mai provato la canna di Massimo, ho provato la Pozzolini è una canna molto semplice. No, Pozzolini, la Pozzò, Pozzò, non no, Pozzolini. No, la Pozzò, scusami, sì, la Pozzò, io l'ho provata. È una canna più semplice di quella di Massimo. Secondo me dovresti darci qualche limatina nel lancio e vedi che le usi bene tutte e due. La Elf è un'altra cosa, si discosta da tutte e due. Tu prima mi hai fatto una domanda riguardo della Elf, io ti dico che con la Elf lanci un metro di coda facendo 3 metri di shooting e lanci 15 metri di coda facendo 6-7 metri di shooting. Hai capito? Sì. Quindi sì, è una canna semplicissima da usare. Io l'energia che uso per portare avanti il tallone, flettere quel millimetro il tallone e scaricare la vetta è quella di spegnere l'interruttore di una luce. Quindi sì. Immagina l'energia che uso, è inesistente. È lo stop quello che fa tutto. No, ora, siccome abbiamo proprio detto, se non la prendete, se non volete, allora dice forse allora è molto tecnica e dico allora... è semplice da utilizzare, torno al discorso che facevo prima, forse non mi sono spiegato bene, fai bene a rifarmi la domanda. La canna, per chi la sa utilizzare, è un violino, è un'orchestra. Non so come dirtelo in altre parole. No, ho capito. Tu vuoi che parta un radente, non devi star lì a pensarci tanto, tu schiacci in basso il tuo
il tuo tallone e vedi che ti partono degli shooting che sono addirittura esasperati. Sì. Però bisogna saperla usare. È come guidare una macchina. Se tu guidi una macchina di tutti i giorni, la puoi guidare, puoi essere contento. Se tu guidi una Ferrari, ci andrà qualcuno, se non l'hai mai guidata, che le prime volte ti metta lì e ti dica no, guarda che forse prima di mettere le marce così a ripetizione devi cercare di ascoltare i giri del motore. Hai capito? Sì, o sì, sempre in un determinato modo. Ecco, questa secondo me ha talmente tanta velocità di esecuzione, perché tutti dicono che è dura, ma non è assolutamente dura, ha talmente tanta velocità di esecuzione che è come guidare una macchina di Formula 1, quindi bisogna stare attenti a quello che si fa, perché non perdona errori. Poi, nel momento che hai imparato a utilizzarla, ti dà l'anima, il cuore, ti dà tutto quello che tu ci vai a cercare. Hai capito? Ok, grazie. Ma figurati, Giuseppe. Prego. Allora, qua non vedo domande, l'audio... Allora, l'auto viene, va e non si capisce molto. Il mio c'è, audio? Sì, il mio c'è. Okay. Il tuo Marcello c'è, sì. Anche il mio? Anche il tuo, sento Marcello e sento Massimo. No, ma c'era uno che mi diceva l'auto viene, l'audio viene, va e non si capisce molto. Comunque la serata è stata registrata, basterà che voi mi... Se volete mi messaggiate in privato su Messenger oppure su Facebook, mi trovate facilmente, vi posso inviare diciamo quello che è il clou della serata. Ok? Grazie. Se a me la invii mi fai una cortesia, Marcello. Te la mando? Sì, me la tengo come ricordo. Ragazzi, io prima di congedarmi volevo abbracciarvi tutti forte. Spero di esservi stato d'aiuto. Se avete bisogno di farmi qualche domanda, scrivetemi pure, tanto sono qua su Facebook. C'è qualcuno che voleva intervenire? Prego, prego. Se non c'è più nessuno che vuole intervenire, direi che di lasciare andare l'amico Massimo. Tutti dice grazie, bellissima serata, qui dicono. Grazie. Ciao a tutti, anche al mio maestro Emanuele Crosta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao Massimo. Grazie Massimo, sei un grande. Ciao, grazie ragazzi, grazie a tutti voi. Grazie Massimo. Grazie. Ciao, è un professionista serio. Ciao Massimo. Ciao Vittorino, un abbraccio forte, a presto. Ciao Vittorino. Ciao Massimo. Dimmi. Ciao Massimo. Ciao, grazie. A tutti. Ciao, buona serata. Buona serata, Massimo, Silvano. Ciao, caro. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao Max, buona serata anche a te. Ciao, grazie. Ciao Alessandro. Ciao.